Ciao, rieccoci. Allora, video per farvi vedere come faccio gli stampi. Non ho comprato la rubaforma, ma avevo preso la gomma siliconica RTV 530. Avevo visto questo video su come si facevano i calchi. I gatti mi hanno distrutto qualcosa, me lo sento. Da parte di 68 Lori. E l'ho comprata anch'io per fare gli stampi dei cabochon e poi perché siccome mio fidanzato fa modellismo, allora per fargli gli stampi per magari poi creare qualcosina in fimo da mettere nello stampo, nel plastico senza dover stare a comprare sempre perché costa un monte di soldi la roba per fare il modellismo. Niente, la gomma siliconica si compone da componente A e componente B. I colori sono nel componente A un bianco carino e un rosa accesissimo nel componente B. Si mischiano, cioè no, ora si perde tempo e si va a vedere che fanno gatti, perché voglio essere curiosa, voglio sapere che stanno facendo. Ma è possibile rompere i ricami? Su, via. Allora, questa è la mia postazione perline, molto disordinata, ecco la postazione perline. Nisha, stai ferma. I gatti, ecco, questa è casa mia, è un disastro. Oh, rieccoci, ritornati. Ho 1 minuto e 27, batteria super scarica, quindi vi faccio vedere come funziona. Allora, io ho un cabochon Swarovski sfaccettato, una pietra sfaccettata e un cabochon. E voglio vedere ora se queste tre cose vengano con la gomma siliconica. Quindi, iniziamo con il cabochon. Prendiamo una parte, se non mi si spengerà la videocamera, perché una parte di gomma di componente A, sperando di farla in parti uguali di componente B. C'ho la batteria scarichissima e qui non c'ho neanche la corrente. Cioè, ce l'ho la corrente, ma non c'ho la presa. Allora, questa e questa saranno uguali? Sì. Mischiare, 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 in 3 minuti fanno presa, quindi da sono mossa, come si suol dire. Se sentite sti rumori, ora sta piovendo, che tristezza. Sta piovendo, mi metto una tristezza quando piove. Poi io ho lucernari, come potete notare. E quindi c'è un sottofondo, c'è stata tutta la notte un sottofondo di tic 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 tic. È meraviglioso che non è grandinato. L'altro giorno che grandinava sembrava ci fosse la guerra in casa, gatti impazziti perché, come sapete, il gatto si impaurisce a questi rumori. Allora deve divenire un unico colore, diciamo che ci siamo. È un unico colore, non appiccica, ha la consistenza tipo del Didò. Non so se usavate il Didò quando eravate piccine. O piccini perché ci sono anche maschi. Allora mettiamoci sotto qualcosa, vediamo se si rompe tutto. Mettiamoci sotto la mappa delle stelle di Margherita Hack, ecco, tanto non si sciupa niente. Ecco, rompiamo lo Swarovski così per fatti guadagno, eh. Allora. Aspettate, eh. Io devo comprare un cavalletto, via. Ora stasera lo compro, stasera compro il cavalletto. Allora, ce l'appoggio sopra, schiacciando bene, e lascio stare. Perfetto. Ora si fa l'altra due. Questa del cabochon a goccia, non lo so se farlo o no. Vabbè, facciamola. Male non fa. Allora, incidente di percorso, mi si era spenta la videocamera perché era scarica, quindi vi faccio vedere, ora sono secchi. Ho fatto questi due cabochon sfaccettati e questo cameo. In diretta si leva facilmente. Allora, questo era il cameo con la rosa in rilievo e è spettacolare, cioè spettacolare, eh? Tutti i dettagli meravigliosi, meraviglioso. Ora si guarda come è venuto il cabochon, che non sono molto pratica gli anzi di cabochon. Comunque, la sfaccettatura ci è venuta. E non è male, ci è venuto anche un buchino, vabbè, non è male, no, diciamo che è valido. Vediamo lo Swarovski, c'è la cosa divertente che si tolgono senza sciupare nulla, e ecco anche lo Swarovski da 27.
Romeo, lo Swarovski, eccolo qui. Sì, allora, la gomma siliconica, gli stampi vengono bellissimi. Ora vi faccio vedere i gatti che stanno facendo la lotta. Romeo? Saluta Romeo. Giulietta? Bollino. Che c'è Romeo? Saluta la videocamera, saluta. Romeo? Oh, come sei bellino Romeo, ma come sei bellino. Sei bellino. Via, basta. Fine della gomma siliconica. Che è lì. Postazione trucco, postazione me. E quindi niente, ci sentiamo al prossimo video perché Romeo mi sta mangiando il cavo della batteria. Ciao a tutti!